Ecco, fratelli e sorelle, questa sera vorrei invitarvi ad entrare nel mondo della preghiera liturgica, che può essere anche preghiera privata. Noi abbiamo un bellissimo libro, il libro dei Salmi, che è il libro della guarigione, cioè leggendo i Salmi si guarisce. Ci sono tanti mezzi spirituali dati da Dio per guarire. Uno di questi mezzi è la recita o il canto dei Salmi. Si guarisce da tutte le malattie, soprattutto delle malattie interne, delle malattie spirituali, delle malattie psichiche e talvolta anche delle malattie fisiche, per quella forza interiore che si sprigiona dei Salmi, i quali Salmi contengono Cristo. Cristo è contenuto nei Salmi. Tutta la scrittura contiene Cristo, ma soprattutto sono i Salmi che contengono Cristo. Ecco, qui si tratta di una lettura dei Salmi che va fatta in chiave cristica, non soltanto in chiave letterale. Ed è opera dello Spirito Santo che, a prescindere dalla comprensione o meno che noi abbiamo dei versetti del Salmo, opera attraverso la recita del Salmo dentro di noi per la presenza di Cristo in tutti i versetti del Salmo. Questa è l'esperienza che proviene da alcune scuole cristiane, rabbiniche, che ci dicono come fonte di guarigione la recita dei Salmi. Siccome noi siamo in un servizio di guarigione, dovremmo anche consigliare alla gente la recita dei Salmi fatta con attenzione, fatta con quella riflessione necessaria nella luce dello Spirito, in modo da assorbire parola per parola. Qui ho davanti il commento al primo Salmo, piccolo piccolo, un libro. C'è questo autore che vive a Palermo, è di fuori, tedesco, Bisch. Svizzero, credo che sia Svizzero, che appartiene ai necatecumenali, però è ebreo, convertito, che sta facendo il commento a tutti i 50 salmi
cui saranno 150 volumi più. Comunque a noi non interessa e non potremmo mai seguire, perché secondo tutte le fonti ebraiche, patristiche, che egli si ferma ad ogni parola. Noi non ci possiamo fermare ad ogni parola, però vogliamo noi derivare i salmi, scrutare i salmi e soprattutto affezionarci ai salmi, in modo da recitarli, da impararli a qualcuno a memoria e di praticare i salmi, perché sono fonte di guarigione. Qui ci abbiamo la nostra sorella che è la salmista, noi la chiamiamo, perché il Signore le ha dato il dono di affezionarsi ai salmi, e tanti di questi salmi sa a memoria o soltanto, ma li propone, li recita con tanta unzione, per cui il cuore viene riempito di gioia e c'è una forma di guarigione interiore quando noi assorbiamo il senso del salmo e viviamo il salmo. I salmi vanno cantati perché è nel canto che noi abbiamo una risonanza interiore. Soprattutto vanno cantati quando si è insieme, allora acquistano una particolare efficacia guaritrice, ma anche recitati o cantati da solo hanno un'efficacia guaritrice, tutti i salmi. Però ci sono alcuni salmi in cui c'è una forza di guarigione particolare, e questo lo potremo vedere cammin facendo. Quello che voglio sottolineare è che i salmi contengono Cristo. Dai salmi si sprigiona una forza arcana di guarigione, e che bisogna prima approfondire il senso del salmo, poi imparare il salmo e poi al momento opportuno recitare con questa preparazione il salmo, quello che noi crediamo più opportuno nel momento spirituale in cui ci troviamo. Tanto per fare una prima derivazione, nel Salmo 1, beato l'uomo, ecco, beato l'uomo, Ashrei, Sher Ashrei, Aleph, Shin, Rosh, Ter, I, Ashrei, beato. Viene notato che in questo Salmo la prima lettera è Aleph, A, sia in ebraico sia in greco, è Aleph. L'ultima parola termina con il Tau, con l'ultima parola Omega. Ora Gesù dice: io sono l'Alfa e l'Omega. Per cui già in questo Salmo, primo Salmo, c'è tutto il Cristo, l'Alfa e l'Omega, l'inizio e la fine, Aleph, Omega, e nel centro Cristo. Dobbiamo adesso leggere questo Salmo, certamente non ci possiamo fermare sulle singole parole, però vogliamo dare un senso a questo salmo.
e poi ci fermeremo un poco sui salmi per poter così pregare. Per il libro della preghiera ebraica, era il libro di preghiera di Gesù. Tutti gli ebrei recitavano i salmi, 150 salmi. Davide ne compose circa un migliaio, ma non tutti sono qui raccolti, non tutti ci sono pervenuti. Era il grande cantore di Dio, cantava tutta la sua vita, ogni giorno componeva salmi, pur con nelle battaglie, pur nelle debolezze umane, egli rimaneva il cantore di Dio, la cetra di Dio, ed esprimeva nei salmi che cantava e suonava tutto il suo animo di giubilo, di tristezza, di pianto, di abbandono, per cui il grande cantore, il grande compositore dei salmi è Davide, figura di Cristo. Ma per non andare oltre vogliamo incominciare con la lettura del primo salmo, poi ci fermeremo su qualche parola. Diciamo subito che il primo salmo è congiunto con il secondo nell'antica liturgia ebraica, tant'è vero che San Pietro, quando cita il salmo secondo, dice come detto nel primo salmo, perché i primi due salmi erano congiunti insieme, siccome il salmo secondo che fa seguito al primo salmo e forma un tutt'uno, è un salmo nettamente messianico, e qualora che il Messia già si presenta nel primo salmo, ma come norma dobbiamo noi leggere i salmi mettendo le parole che sono nei salmi in bocca al Messia in tutte le circostanze in cui egli si trovava e in cui noi possiamo ritrovarci. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede nel consesso degli schernitori, ma ha il suo diletto nella Torah di Yahweh e nella sua Torah risuona giorno e notte. Egli è come un albero trapiantato lungo corsi di acqua, che dà il suo frutto a suo tempo, e le sue foglie non appassiranno, tutto ciò che fa riuscirà. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non sorgeranno gli empi nel giudizio e i peccatori nell'assemblea dei giusti. Sì, Yahweh conosce la via dei giusti, la via degli empi si perderà. Guardate, in questo salmo c'è una parola chiave, via. Ricordate quello che disse Gesù? Io sono la via. La verità è la vita, io sono la via. Nessuno viene al Padre se non per me. C'è la via dei peccatori e la via dei giusti. La via è
come la lama di un coltello. Al di qua c'è il mondo dei morti, al di qua il mondo dei morti pure, ma il mondo dei vivi è sulla lama del coltello. Di qua morti, di là morti. La via della vita è sulla lama del coltello. Bisogna camminare sulla lama del coltello. Se si va a destra o si va a sinistra, si cade nel baratro. Ricordate il testo di Isaia. I vostri orecchi ascolteranno la voce del Maestro, i vostri occhi lo vedranno. Egli vi dirà: questa è la via, camminate in essa, casomai andiate a destra o a sinistra. Dunque non a destra, non a sinistra. A destra c'è la morte, a sinistra c'è la morte. La via della vita è sulla lama del coltello. La via diritta, la via santa, per cui è entrato il giusto ed entrano i giusti. Comunque su questa via che noi fermeremo l'attenzione, è una parola chiave che ricorre spesso nella scrittura del Nuovo Testamento come del Vecchio Testamento. La via per gli antichi era molto importante. Non c'erano anticamente le strade come ora, né autostrade, né superstrada, né strade asfaltate, ma c'erano trazzere, c'erano piste, e soltanto chi sapeva la via poteva arrivare da un punto all'altro. Chi non sapeva la via si perdeva. Non c'è di indicazioni stradali. Per cui si cercava sempre qualcuno che conoscesse la via. Ricordate quando Tobia doveva andare a Ramses, un paese lontano? Allora va in piazza e cerca qualcuno che conosca la via. E si presentò così l'arcangelo Raffaele, sotto la veste di un uomo, Azzaria, figlia del grande Anania. E gli disse: sì, io conosco la via, anzi, io devo andare per quelle parti, niente di più, di meglio che aver trovato un uomo ragguardevole, figlio del grande Anania, che doveva andare pure per quella strada e conosceva bene la via. Per cui il vecchio Tobbi benedisse il padre e l'angelo Raffaele, che si prendeva cura di Tobia nel lungo viaggio. Dunque era importante conoscere la via. Chi non conosceva la via poteva anche perdersi. Ancora oggi, quando si va nelle foreste, quando si va nei territori di missione, se non c'è colui che conosce la via, nessuno può avventurarsi in una foresta, in un luogo impervio. Ci vogliono coloro che conoscono la via.
da noi non c'è questo pericolo, perché Gesù è la via, basta entrare in Lui per camminare al sicuro. Però prima di arrivare a questa grande realtà, ecco che nel Vecchio Testamento, o anche nel Nuovo Testamento, ci sono tante indicazioni, la via. Anche Pietro, nella seconda lettera, Giuda, gli Atti degli Apostoli, sempre parlano della via. Il cristianesimo viene chiamata via, questa via, la via della salvezza, la via. Quelli che si trovano in questa via, ossia la salvezza, il cristianesimo, viene chiamata via. Comunque, ma andiamo per così, gradatamente, vi ho detto che la parola chiave è via. Ma cominciamo con l'inizio. Beato l'uomo, beato Asher, Ashrei, beato, che non cammina nel consiglio degli empi. Qui c'è tutto un rosario, camminare nel consiglio degli empi, cioè stare con gli empi, che significa camminare con gli empi, non è semplice cammino, ma essere nel consiglio degli empi, essere con gli empi, con coloro che non conoscono Dio, con coloro che osteggiano Dio, nessuna dimestichezza con coloro che sono contrari al Signore. Oggi noi viviamo in un mondo in cui ci sono gli empi, però non possiamo partecipare al consiglio degli empi. Possiamo camminare con gli empi, ma non entrare nel consiglio, nella combriccola, nella società degli empi. Non possiamo noi avere in comune nulla con gli empi. Allora qui si dice, beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non cammina con gli uomini empi, non fa società con loro, non li pratica, non sta con loro. Si cammina in questo mondo, vive insieme con gli empi, come il frumento che nel medesimo campo deve convivere con la zizzania, ma non abbiamo nulla che spartire con la zizzania, non abbiamo nulla che spartire con i peccatori. Questo è anche importante con noi, perché chi bazzica con lo storpo incomincia a trafficare, e chi tocca la pece, dice la scrittura, si impecia. E diciamo noi in siciliano che o carbuno su un pince mascaria, per cui praticando persone dubbie, persone cattive, persone che fanno del male, ne mascheriamo, va bene? Questo può succedere anche nel nostro gruppo. Ci può essere uno che è carbone, uno che è pece, e allora praticando con questo, sunnete insieme, ne mascheriamo. Qualche poco di pece la prendiamo. Ecco perché bisogna aprire gli occhi e non entrare nel consiglio degli empi, nella combriccola, nell'associazione, nel manipolo, nella
o si è in quel gruppetto che può sviare l'uomo giusto. Non si ferma nella via dei peccatori. Ecco qui, non si ferma, che significa fermarsi nella via dei peccatori. C'è un'altra via, la via dei peccatori, la via degli empi, e fermarsi nella via, cioè noi possiamo camminare nella stessa via, ma non soffermarsi nella stessa via dei peccatori. E non si siede nel consesso degli schernitori, cioè sedersi, adagiarsi nel consesso, ossia nella seduta degli schernitori. Sono quattro versetti che adesso cercheremo di sviluppare, tanto per accennare un poco di lessico. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi. I 70 traducono sulla cattedra dei pestiferi non si siede, sulla cattedra dei pestiferi. Il Targum recita: felicità dell'uomo che non ha camminato nel consiglio degli empi e con la turba degli schernitori non si è seduto. E questo fermarsi, sedere. Il pescitta, cioè, è una traduzione antichissima. Dice così: nell'opinione dei peccatori non si è fermato e sul seggio degli schernitori non si è seduto. La vecchia Vulgata nostra, la Bibbia latina, dice: e sulla cattedra della pestilenza non si è seduto, perché gli empi fanno pestilenza. Lasciamo stare poi tutti i testi ebraici, il Talmud, Malbim, eccetera, tutti i padri della Chiesa. Che commentano: beato l'uomo, chi è quest'uomo? L'uomo che è Cristo, e in Cristo siamo tutti noi. Commentano il fatto di camminare, fermarsi e sedere, tre parole che sono importanti per noi. Noi possiamo camminare, fermarci e sedere. Ma io mi fermo sempre a quella parola che questa sera vogliamo meditare, ed è appunto questo cammino, questa via. Il cristianesimo viene chiamato via. Nella via dei peccatori. Nel Vecchio Testamento abbiamo queste citazioni: l'Esodo 13, Deuteronomio 11, 30 del Deuteronomio, il Salmo 25, il Salmo 81, il Salmo 119, il Salmo 143, i Proverbi 1, poi 4, poi Geremia 21, sono tutti testi del Vecchio Testamento, ma nel Nuovo Testamento ne abbiamo tanti. Per esempio Pietro 2,15, Pietro 2,21,
gli Atti 9:17, gli Atti 18:24, Prima Corinzi 4:17, Secondo di Pietro 2:2, Matteo 7:13, Giovanni 14:3, Corinzi 12:31, Ebrei 10:19, eccetera. Non seguiamo noi tutte queste citazioni, ma vogliamo fermarci su questa parola. Fermarsi, sedere e via. Beato l'uomo che non si ferma. Non si ferma con i cattivi e non siede con i cattivi. È un ammonimento per noi. Possiamo anche camminare per la nostra strada quando è comune ai buoni e ai cattivi, ma non possiamo scegliere il cammino dei cattivi. Non possiamo seguire il cammino tracciato dai cattivi. Tantomeno possiamo fermarci con i cattivi o sedere con i cattivi, perché chi è del Signore cammina per la strada del Signore, non si ferma con gli empi che ignorano la Torah, la legge, non siede con i malfattori. E tu eri con lui, tu eri con loro, c'è scritto, e tu eri con loro. Tante volte noi stiamo con i cattivi, ci fermiamo con i cattivi, entriamo nel consiglio dei cattivi, frequentiamo il consesso dei cattivi. Dobbiamo fuggire dal consiglio dei cattivi, dal consesso dei cattivi, dove si trama contro Cristo, e si trama contro Cristo quando si trama contro la verità, oppure quando si trama contro il fratello nell'amore. Per cui evitare tutte le persone che non praticano la verità, evitare tutte le persone che non praticano l'amore fraterno, stare lontano dagli schernitori, dai malfattori, dai menzogneri, dai maldicenti, dai sediziosi, perché tutti questi non possederanno il regno di Dio. È scritto che nessuno di questi erediterà il regno di Dio, né gli idolatri, né i sodomiti, né i maldicenti, sono messi insieme. Erediteranno il regno di Dio, per cui chi siede nel consesso dei maldicenti è come se sedesse con i sodomiti, con gli idolatri, ossia con quelli per i quali non c'è l'ingresso nel cielo. E allora evitare il consiglio e il consesso delle persone che vanno lontane da Dio, o dalla verità o dall'amore, che portano fuori strada. Ci sono due vie, ricordate Deuteronomio, Dio ha posto davanti all'uomo due vie, la via del bene e la via del male, la via della vita, la via della morte. Tocca a te scegliere, ma tu Israele
hai scelto la via della vita, e allora devi camminare in questa via della vita. Per noi cristiani già sappiamo qual è la via della vita, ed è Cristo. Lui è la via. Però possiamo anche sbagliare. E allora Gesù ci dice: io sono la via. E in questa via troviamo la verità e la vita. Bastano queste poche parole di introduzione, perché adesso noi apriamo la discussione comunitaria per riflettere comunitariamente sulla parola di Dio. Dobbiamo abituarci a questo scambio di vedute sulla parola del Signore. Però col nuovo anno pensiamo di procedere in questa maniera, che si dà la parola del Signore, per esempio via, si cita un testo, si fissa una parola, due parole, per esempio in questo caso via, e allora un gruppo di persone studierà la parola, l'approfondirà, poi queste persone riferiranno all'assemblea e insieme si approfondirà questa parola, per cui c'è un arricchimento vicendevole con l'aiuto di coloro che per una settimana hanno studiato su quella parola, un anziano, un giovane, un uomo, una donna, una coppia, insieme, 3, 4, 5 persone che approfondiscono la parola, poi comunicano all'assemblea o al gruppo il frutto del loro studio e poi si condivide la parola insieme in preghiera o in riflessione, in modo che ogni settimana ci si arricchisce della parola di Dio, si cresce nella parola di Dio e la parola di Dio circola, mentre ci nutre, ci guarisce dalle nostre infermità. Vorrei ribadire ancora questo concetto, che la recita dei salmi o il canto dei salmi guarisce. Questa è un'esperienza delle scuole, scuole rabbiniche, scuole cristiane, dove con la recita dei salmi si procura la guarigione degli ammalati, per cui non sarebbe fuori luogo anche in mezzo a noi cantare un salmo particolare, approfondire un salmo particolare, perché si sprigiona una forza arcana, una forza cristica che emana dai salmi e che guarisce le persone. Soprattutto guarisce dalle malattie spirituali, dalle malattie psichiche e anche talvolta dalle malattie fisiche. Io per questa mattina, questa sera, ho finito. E adesso si apre la discussione. Voglio dire che io, prima di fare parte di questo gruppo, quando aprivo la Bibbia e mi veniva il libro dei Salmi, portavo pagina perché non mi piaceva. E poi dal principio, pagina 2, ho iniziato un corso di conoscenza dei Salmi. Io ero presente. Lui ha illustrato, ora mi ha fatto battere il cuore, perché ha illustrato proprio il Salmo numero 1. Mentre lui parlava, io mi sono sentita, come folgorata dalla parola di Dio. Mi batteva il cuore, una gioia che mi è entrata. E
detto, ma è bella, ma come mai prima non mi piaceva? Ecco, la necessità di partecipare alle catechesi. Il Signore può agire in qualunque momento, nella maniera che noi meno ce lo aspettiamo. Quando sono uscita dalla riunione, ho aperto la Bibbia, ho detto, ma è bellissimo, l'ho letto, già lo sentivo io. L'indomani, quando sono andata in chiesa, e ho sentito il salmo responsoriale della messa, anche quel salmo ha avuto una luce particolare, ma che non l'avevo mai ascoltato i salmi della messa, ma da allora è stata tutta un'altra cosa. Non conoscevo la preghiera della liturgia delle lodi, il Signore me l'ha fatto conoscere, me l'ha fatto gustare. Ecco, tra le altre cose volevo dire questo. Io sono povera di parola mia e ringrazio tanto il Signore che mi ha colmato proprio di questa gioia. Un salmo che in questo momento mi viene e che mi pare che sia appropriato proprio per la nostra comunità, sento che è il Salmo 62, che è il Salmo dei carismatici, il Salmo che amano molto il Signore e che nella riunione si sprigiona la lode, la potenza. Ecco, il Salmo dice così: oh Dio, tu sei il mio Dio, dall'aurora ti cerco, di te a sé te l'anima mia, a te brama la mia carne, come terra deserta, arida, senza acqua. Ed ecco, così nel santuario ti sto cercando. Vuol dire, nella comunità ti vado cercando, nei fratelli ti vado cercando, per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Vuol dire, la tua grazia vale più della mia vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'autoconvito, l'autoconvito della tua parola, Signore, che è più dolce del miele di un favo stillante, l'autoconvito della mente eucaristica, del tuo corpo, del tuo sangue, della tua anima, che infatti mi fa tutta una cosa con te. E allora a te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Io non potrò avere più timore, non potrò vacillare, perché sarò sempre con te. Grazie. Ecco, qui è la nostra salmista. Se ci fosse qualcuno che si innamorasse di un salmo, di due salmi, e li bevesse, li digerisse, e poi li esprimesse, o col canto, o con la declamazione, allieterebbe tutta l'assemblea. E guarirebbe tante persone. Vediamo. Una domanda. Ma nel paradiso le funzioni sono carismatiche o liturgiche? C'è una domanda ignorante, scusate. È una curiosità che so, non ha a che fare con la catechesi, però ho questa curiosità. Cioè nel paradiso, per esempio, io amo le funzioni carismatiche, però, perdonate la mia ignoranza, non ho passione per le animazioni liturgiche, non ho questo trasporto. Guarda, la liturgia cos'è? La liturgia è la celebrazione, è
del mistero della salvezza. Sì, nelle riunioni carismatiche si celebra la salvezza, ma è nella liturgia che si attua la salvezza. Per cui la salvezza nostra viene attuata nella liturgia, dove è Cristo che vive, per cui c'è da preferire sempre l'azione liturgica a qualsiasi altra azione, perché l'azione di Cristo e della Chiesa, sua mistica sposa, è nostra madre. Per liturgia si intende qualunque azione liturgica in cui Cristo opera. Liturgia è la recita o il canto delle ore. Liturgia è la celebrazione della Santa Messa. Liturgia è il sacramento della confessione, della comunione. Liturgia è il sacramento del battesimo. Abbiamo tante celebrazioni liturgiche, ma in tutte queste operazioni o azioni liturgiche c'è sempre Cristo. Questo rientra anche nella nostra formazione. Che cosa succede? Tante persone vengono alla preghiera carismatica, quando c'è poi la preghiera liturgica, la Santa Messa, se ne vanno, scappano. Il senso è mancanza di formazione, perché la preghiera comunitaria, quella carismatica, prepara la liturgia. Nella liturgia quella parola si incarna e si dà a noi nella comunione. È un tutt'uno. Ora lasciamo la parte migliore. Noi andiamo al pranzo, ci nutriamo del così degli antipasti oppure dei preparativi, dei pizzichini. Quando poi incomincia il primo piatto, ce ne andiamo e perdiamo il pranzo. Così tanti di noi si nutrono degli stuzzichini, stuzzichini, al massimo qualche antipastino e poi se ne vanno. E così restano affamati, non si nutrono della parola che viene proclamata nella liturgia e della parola che si fa carne e diventa cibo per noi. Ecco, io voglio dire questo, a testimonianza della parola e dell'aiuto che viene dai salmi. Il primo salmo che io ho imparato a memoria e che mi ha dato molto, perché nei momenti così di scoraggiamento, nei momenti di debolezza, nei momenti di paura, così, mi veniva in mente sempre questo salmo, ed è il 23, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, 22-23. Ma questo salmo per me è stata la mia fortezza, perché mi ha dato coraggio e forza. Sempre. Dovete fare il proposito di scegliere un salmo. Ognuno si scelga un salmo, quello che più piace, lo impara a memoria e lo scegliere un salmo più corto, quello di 2 versetti. Forse... Allora, a proposito di salmi, durante l'effusione io ho recitato un salmo, il salmo 138 che so a memoria. E poi ne so, il Signore mi ha dato la forza, anche, seppure in cattiva salute, di imparare a memoria diversi salmi.
Ora io le chiedo, Padre, molto spesso mi accade di pregare con i salmi, e tralasciando il rosario. È giusto questo fatto? Perché io mi rimprovero questo fatto. Se puoi fare l'uno e l'altro, fallo pure. Però come, diciamo, preferenza, è chiaro che il Salmo contiene la parola di Dio. Però siccome c'è una devozione importante e nel rosario noi meditiamo tutto il mistero dell'incarnazione, passione e glorificazione del Signore, certo, se, comunque, però puoi variare, oggi ti dice salme, domani ti dice il rosario, oppure ti dice una porta del rosario e poi ti dice salme, non farti scrupolo di questo. Scusa Padre Matteo, io certe volte negli esami ci sono cose imprecatorie, non le continuo, quante pagine? Esami imprecatorie. Imprecatorie. Passa avanti, un noleggio. Ci sono alcuni salmi imprecatori, c'è un tremendo salmo imprecatorio che viene citato da San Pietro a proposito di Giuda, ma sono salmi terribili in cui si impreca contro coloro che vanno contro Dio e l'ira di Dio che si manifesta in quei salmi. Anche ci sono alcuni salmi che noi recitiamo, ma che la parte imprecatoria viene omessa. Per esempio, uno dei ritornelli che ritorna è questa: beato chi sfracella i tuoi bimbi alla pietra e li sgozza. Ecco qua. Poi c'è il salmo contro Giuda, uno dei salmi imprecatori tremendi è il salmo 109. 108, 109. Vedete cosa dice? Dio della mia lode, non tacere, poiché contro di me si sono aperte la bocca dell'empio e dell'uomo di frode, parlano di me con lingua di menzogna. Quando uno si vuole sfogare, leggi un salmo. Santo Dio. Ecco, mi investono con parole di odio, mi combattono senza motivo, in cambio del mio amore mi muovono accuse, mentre io sono in preghiera. Mi rendono male per bene e odio in cambio di amore. Suscita un empio contro di lui e un accusatore stia alla sua destra. Citato in giudizio risulti colpevole e il suo appello si risolve in condanna, poiché pochi siano i suoi giorni, e il suo posto lo occupa un altro, è testo citato da San Pietro contro Giuda. I suoi figli rimangono orfani, e vedova sua moglie, vadano raminghi i suoi figli, mendicando, siano espulsi dalle loro case in rovina. L'usuraio divori tutti i suoi averi e gli estranei facciano preda del suo lavoro. Nessuno gli usi misericordia, nessuno abbia pietà dei suoi orfani. La sua discendenza sia votata allo sterminio, nella generazione che segue sia cancellato il suo nome,
l'iniquità dei suoi padri sia ricordata al Signore, il peccato di sua madre non sia mai cancellato, sia davanti al Signore sempre, ed egli disperda dalla terra il loro ricordo proprio. Perché ha rifiutato di usare misericordia, ecco qua, contro quelli che non usano misericordia, e ha perseguitato il misero e l'indigente per fare morire chi ha affranto di cuore. Ha amato la maledizione e bene ricada su di lui. Non ha voluto la benedizione e bene da lui si allontani. Si è avvolto di maledizione come di un mantello e penetrata come acqua nel suo intimo e come olio nelle sue ossa. Sia per lui come vestito che lo avvolge, come cintura che sembra lucigna. E quella sorta di colore che scelgono il male. Sia questa la parte del Signore, la ricompensa per chi mi accusa, perché dice male contro la mia vita. Ma tu, Signore, mio Dio, agisci con me secondo il tuo nome. Salvami, io sono povero e infelice, il mio cuore è ferito nell'intimo. Scompaia come l'ombra che declina, sono sbattuto come una fusta, le mie ginocchia vacillano per il digiuno, il mio corpo è scarne e deperisce, sono diventato un oggetto di scherno, quando mi vedono scuotono il capo. Aiutami, Signore mio Dio, salvami per il tuo amore. Sappiano che qui c'è la tua mano, tu, Signore, tu hai fatto questo. Maledicono esse, ma tu benedicimi. Mi insorgono pure esse e arrossiscono, ma il mio tuo servo sia nella gioia, sia coperto di infamia chi mi accusa, si avvolto di vergogna come di un mantello. Alta risuoni sulle mie labbra la lode del Signore. Io esalterò in una grande assemblea, poiché si è messo alla destra del povero per salvare dai giudizi della sua vita. Ecco il povero, ecco, che reclama a Dio. C'è un testo che dice: state attenti a non maledire il povero, perché se ti maledice, io lo ascolterò. Se tu fai delle angherie a un povero, a un infelice, a un poveretto, se quello ti maledice perché non è più, non è più, io lo ascolterò. Per cui la maledizione cade, perché Dio ascolta le grida del popolo. Nei salmi sembra che, cioè, ricorrono spesso delle frasi tipo: Dio odia gli empi, ama i giusti, e Dio annienterà gli empi e invece aiuterà i giusti. Però di fatto le cose non stanno così. Nel senso che anche i giusti hanno le loro disgrazie, le loro cose. Allora volevo chiedere, in che senso bisogna intendere queste frasi? E poi un'altra domanda, se Dio interviene nella nostra vita, in che senso interviene e fino a che punto? Qui bisogna mettersi nelle mani, cioè nella mente, nel cuore del cantore, il quale riveste la figura di Cristo, riveste la figura di chi è oppresso, e allora parla a nome di Dio. E bisogna entrare nella mentalità del tempo e cogliere quello che c'è di vero. È chiaro che alle nostre orecchie sono male alcune frasi. Dobbiamo pur capire che nel Nuovo Testamento
Gesù ha condotto con il perdono dei nemici, condotto a compimento la legge. Però da parte di Dio c'è sempre il castigo degli empi. Non bisogna fare di Dio un Dio a modo nostro. Nel Vangelo c'è il bene e il male. Quel Dio che dice: venite voi tutti a me che siete affaticati e stanchi, quello stesso Gesù dice: andate via, maledetti nel fuoco eterno. Quel Dio che dice: misericordia voi e non sacrificio, quando parla ai farisei che negano la verità, dice: fariseo cieco, fariseo dannato, razza di vipere, volpi, chi vi salverà nel giorno di Dio? È chiaro che il Signore, sempre lanciando queste frasi, vuole richiamare dalla via della perdizione. Però queste frasi, lanciate con veemenza, esprimono tutto lo sdegno di Dio per chi fa il male, per indurre i buoni ad avere così il ribrezzo del male e a camminare nelle vie del bene. Poi la retribuzione, degli antichi era in questo mondo. Per i cristiani si è aperta una retribuzione anche nell'altro mondo, per cui è diversa la prospettiva del Vecchio Testamento e quella del Nuovo Testamento, dovuta alla numerazione ebraica e alla numerazione, diciamo, greca o latina. Siccome c'è un salmo che è diviso in due, e allora la numerazione fino a un certo punto è uguale. Arrivato a un certo punto, e allora si divide, perché il salmo è diviso in due, e poi si ricongiunge verso l'ultimo. Ecco perché i salmi che stanno a metà sono sempre doppie. Tra parentesi c'è la numerazione antica, mentre così senza il parentesi c'è la numerazione nuova. Bisogna ricordare che nella liturgia la numerazione è quella tra parentesi, nella liturgia. Qui invece la numerazione che noi leggiamo è quella fuori parentesi. Soprattutto dei miei colleghi, perché io spesso e volentieri, in qualsiasi cosa si dica o in qualsiasi progetto si pensi di attuare, metto sempre la volontà del Signore. Se il Signore vuole, se il Signore vorrà. Mentre loro, così beffandomi un poco, mi dicono che c'entra il Signore in queste qui, il Signore si occuperà in cose più grandi. Io, per la mia esperienza, anche misera, però ho notato che il Signore si è occupato delle mie cose piccolissime come delle mie cose grandi, per cui basta dargliele, basta avere, cioè, cercare il suo consenso nell'attuare via via tutte le cose, che Lui agisce. Almeno la mia esperienza è questa, lei che non se ne pensa. Dice il Signore in Giacomo: e ora voi che dite, oggi o domani andremo nella tale città e vi passeremo un anno e faremo affari e guadagni, mentre non sapete cosa sarà domani. Ma che mai la vostra vita? Siete come vapore che appare per un istante e poi scompare. Dovreste dire piuttosto così: se il Signore vorrà, vivremo e faremo questo e quello. Ora invece voi inventate
e con arroganza dite faccio questo, faccio quest'altro, mentre dovete dire se il Signore piacerà farò questo. Ecco, questa è una risposta che sa Giacomo. Se il Signore vuole, sempre mettere se il Signore vuole, a Dio piacendo, perché non è in potere dell'uomo, l'uomo propone e Dio dispone. Giacomo 4:5. Va bene. A presto. Di Caino e Abele, in cui che Abele era buono verso il Signore e Caino non era buono. E ho letto che poi Caino ha ucciso Abele e mi ha colpito molto questa parola e cerco di metterla in atto perché mi ha fatto veramente molto. Quando Gesù dice nella Bibbia che nessuno condanni a Caino, perché giudizio rimane a me. E vengo alla parola della sorella che dice il Salmo imploratore passa avanti. Perché, ecco, se noi dobbiamo dare il giudizio a Dio, che cosa imponiamo al Signore di cattive cose? Dobbiamo essere sempre a dire Gesù, tu sei grande, abbi pietà di loro e di noi pure. E questo è tutto. Dobbiamo pregare per questa sorella che ha un marito a quei fiocchi. Dobbiamo pregare per questa sorella che sopporta suo marito. Bene, e noi diciamo che non bisogna giudicare nessuno. Quando giudichiamo, non giudichiamo la persona, il giudizio è di Dio, ma l'azione sì, non possiamo dire questa è una cosa buona, questa è una cosa cattiva, quando non è buona non è cattiva. Cioè bisogna dire pane al pane, vino al vino, salva sempre l'intenzione e salva il giudizio ultimo di Dio. Va bene? Così noi conserviamo la carità, conserviamo il posto a Dio, ma anche siamo nella verità. Salvo il mio cuore, voglio cantare a Signore, e a Thank you.
vogliamo adesso fare una preghiera comunitaria per la nostra sorella Suor Goretti, che si trova nel Zaire, in una zona dove c'è caldo, c'è guerriglia, e la guerriglia si avvicina sempre di più al luogo dove si esercita la sua attività. Dobbiamo pregare per la incolumità fisica, perché in quel luogo si corre pericolo, perché tra le due fazioni c'è guerra, c'è carestia, c'è disordine, e può succedere di tutto. Preghiamo per questa nostra sorella che è vicina a noi, insieme con suo papà che è qua, perché il Signore la guardi, la protegga, e perché porti un poco di pace in quella regione. Padre nostro, Signore, tu in questa comunità hai dato la vocazione a Giussi di diventare missionaria, tua consacrata. Noi, oh Signore, come comunità madre sentiamo il dovere di pregarti per la sorella che ha rinunziato a ogni attrattiva di questo mondo di benessere per andare incontro ai deboli e ai diseredati. Proteggerò, oh Signore, aiutala e moltiplica le sue risorse perché possa aiutare quei deboli che sono là a Magua, oh Signore, in quel clima di guerra, in quel clima di atrocità, di disordine. Ascolta, oh Signore, la nostra preghiera. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo anche i nostri angeli custodi, che aiutino l'angelo custode di Suor Maria Goretti. Angelo di Dio che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Alleluia. Bene, ora qua c'è Olga Billeci e Maria Vittoria Chiaramonte che hanno i pass per lo stadio. Se qualcuno vuole, ecco, può avvicinarsi alle sorelle